Uno dei motivi per cui ho scelto di studiare le terapie brevi è perché non voglio tenere troppo a lungo le persone in terapia. In generale penso che se non ottengo dei miglioramenti già nelle prime sedute sarà più difficile riuscire a tenerli in quelle successive e in linea di massima credo che molte persone possano migliorare veramente nelle primissime sedute. Quindi mi ha sorpreso scoprire che ci sono tutta una serie di ricerche che dicono che effettivamente è così. Praticamente negli anni 80 un gruppo di studi capitanato da Kenneth Howard pubblicò un articolo di ricerca chiamato The Dose-Effect Relationship in Psychotherapy. Si tratta di uno studio patient focus che sostanzialmente va a monitorare il progresso il miglioramento della persona lungo tutto il corso del trattamento. In pratica, Howard voleva capire mediamente quante sedute servono, in media appunto, a una persona per risolvere i suoi problemi. Per questo si chiamava The Dose Effect Relationship, perché volevo un po' capire, usando una terminologia forse un po' più medica, quante dosi di terapia mediamente, quante sedute di terapia mediamente sono necessarie per risolvere un problema. In quel primissimo studio, fatto su 2400 persone, Howard e colleghi mostrarono che mediamente in 8 sedute migliora una persona su 2 a livello significativo e che in 26 sedute migliorano 3 persone su 4. Da allora tutta una serie di altri studi hanno convalidato questa ricerca mostrando che più o meno in quella media di sedute migliorano effettivamente quel numero di persone. Alcuni hanno detto che ci vuole un po' di più, altri hanno detto però che ci vuole anche di meno. Pensa ad esempio Martin Seligman, past president dell'APA, quello che ha scritto il libro Imparare l'ottimismo, aveva visto che in media la maggior parte dei miglioramenti si ottengono entro 5-6 sedute. Considera inoltre che all'epoca la maggior parte delle terapie incluse all'interno di questi studi erano di approccio psicodinamico, quindi delle terapie notoriamente conosciute per la lunghezza dei loro trattamenti, e questo pone ulteriori due considerazioni. Da un lato, includendo anche altre terapie, tra cui per esempio le terapie brevi all'interno di questo studio, di studi come questi, possiamo aspettarci che il numero di sedute necessarie per migliorare possa essere anche inferiore per la maggior parte delle persone. Dall'altro però fa pensare il fatto che anche con terapie come quelle psicodinamiche, da cui solitamente ci si aspetta un cambiamento in tante sedute, si riscontri, si osservi che già in 8 sedute o 26 sedute una grande percentuale di persone ottiene dei miglioramenti significativi. Questo fa riflettere parecchio perché ci induce a pensare che cosa provoca il cambiamento e in che diversi modi possiamo essere utili alle persone che vengono da noi. Gli studi successivi sono stati tanti e hanno portato in luce anche alcune controversie. Per esempio, alcune assicurazioni o sistemi di cura organizzati hanno iniziato a dire: ok, visto che servono così poche sedute, riduciamo il numero di sedute che noi copriamo con l'assicurazione. Per questo motivo, per esempio, recentemente altre ricerche hanno mostrato che in realtà esistono diverse curve di cambiamento, che alcune persone ci mettono un po' di più a migliorare, alcune persone ci mettono appunto di meno. Oppure appunto c'è da considerare il fatto che spesso le terapie brevi non vengono prese in considerazione all'interno di questi studi, perché magari vengono favoriti degli approcci più mainstream, anche se a livello di efficienza e di durata sono molto diversi. Comunque, un fatto sicuro è che si è visto che molte persone migliorano già nelle primissime sedute e questa è una cosa che secondo me noi terapeuti dovremmo considerare perché fa riflettere su diverse questioni. Solo questa informazione, a mio parere, è molto potente. Se ti aspetti che in poche sedute non si possono ottenere dei cambiamenti significativi, sarà molto probabilmente così, perché magari potresti essere meno attento a cogliere quegli elementi di cambiamento su cui puntare per amplificarli e ottenere dei risultati fin dall'inizio. Oppure sarai più propenso a vedere tutti quegli aspetti che ti sembrano confermare che il cambiamento non sta avvenendo. Le ricerche sulle dose-effect relationship sono andate avanti negli ultimi 30 anni, sono state integrate, sono nati altri filoni di ricerca partendo da questi e i loro risultati sono stati interessanti. Sicuramente penso che per noi terapeuti possa essere molto interessante sapere che già dalle prime sedute, già in poche sedute, si ottengono dei miglioramenti significativi, perché questo ci
ci dovrebbe poter portare, tra le varie cose, a capire quali sono quelle cose, tecniche, competenze che possiamo prendere sott'occhio per migliorare la persona, aiutare la persona a migliorare già dall'inizio della terapia e cominciare ad attuarle.